Intervista, Pino. Sì. Oh, eccola qua, una bella Befana questa del 2020. Ne parliamo con Pino Strati. Allora, l'ennesima, no, l'ennesima, ogni anno l'iniziativa della Befana. Ricordiamo che la Befana comunque è un po' l'idolo dei bambini, di chi sogna che la notte arrivi e porti i regali, a qualcuno porterà il carbone. A noi speriamo che ci porti i regali. Sì, e si rinnova l'annuale appuntamento con Tradizione. la tradizione, il treno della Befana che da 5 anni, questo è il quinto anno, che parte da Reggio Calabria Centrale alle 10:40 per un brevissimo viaggio fino alla stazione di Santa Caterina alle 10:47, dove sarà accolta da tanti bambini, famiglie e da tanta animazione. Con noi avremo anche i Vigili del Fuoco, tanti amati da tutti noi, e con altra animazione, col centro ippico, le siepi che verranno con dei cavalli, con la Befana anche loro, con i re magi, e quindi sarà un momento molto aggregante tra le famiglie, i bambini e la città che ha bisogno anche di queste iniziative. Ecco, non solo la città, anche noi che siamo adulti, ma soprattutto i bambini hanno bisogno ancora di credere alla Befana e comunque di credere in quelli che sono i sogni. Sì, bisogna credere ai sogni e alle speranze, quello è la vita di tutti noi, quindi credere alle speranze. E quindi noi ci crediamo tantissimo, per questo ogni anno noi facciamo questo tipo di iniziativa per ricreare quel clima, quella cosa con le famiglie e i bambini, perché è una cosa meravigliosa. Ecco, ricordiamo che insieme alla tua associazione partecipano anche i Vigili del Fuoco, la Presidenza del Consiglio Comunale. Ecco, ricordiamo, chi sono gli attori Sì. protagonisti che fanno, in modo che, il motore, questo motore della Befana si avvii. Ogni anno la presidenza del Consiglio Comunale con il suo presidente Demetrio Delfino ci dà quel sostegno morale che serve tantissimo a fare questo tipo di iniziative. Abbiamo con noi anche i vigili urbani, adesso è in arrivo e questo ce l'abbiamo in diretta. Mi chiedo scusa per il ritardo. Abbiamo anche l'assessore Zimbalatti che curerà l'assistenza, credo, con i vigili urbani col suo Come corpo. medico l'assistenza solo potevo controllare, quindi No, posso quindi dare avremo soltanto. Gli facciamo fare il Befano, qualche battuta ce la concediamo. Ma sicuramente il Befano è una cosa bella Porta i perché regali. venire incontro alle esigenze dei bambini, alle esigenze di chi soffre, come è stato fatto dall'associazione Incontriamoci Sempre, che annualmente ripete questo tipo di attività. Essere vicini ai bambini degli ospedali riuniti sono delle situazioni che non devono essere inquadrate soltanto nel regalo, ma nella vicinanza, nella solidarietà, nelle cose belle della vita, perché la vita ha tante difficoltà. Ogni tanto è giusto che qualcuno goda di qualche piccolo segno di attenzione. Ecco, è un po' quello che ci dicevamo prima con Pino Strati, è un po' anche il sogno dell'adulto, del bambino diventato adulto, ma è soprattutto il sogno dei bambini che ancora sono bambini. Ma anche gli adulti si ricordano i tempi in cui si era bambini Quanto carbone? e i tempi miei, ecco, diciamoli, avevo più carbone che giocattoli perché il carbone si trovava più facilmente, i giocattoli avevano un costo e quindi il tenore di vita era molto molto diverso di quello di oggi e quindi avere un sorriso di un bambino oggi credo che sia un qualcosa che possa lasciare il segno. È una società difficile, una società che è lontana purtroppo per esigenze anche dei problemi della gente quotidiana, essere vicini a chi soffre. Io sono stato poco fa in una manifestazione a sostegno dell'hospice. Essere vicini ai bambini, che sono sempre le classi deboli, credo che debba fare onore non soltanto a noi che stiamo vicini a questa situazione, ma a tutta la città e dobbiamo dire principalmente grazie all'associazione Incontriamoci Sempre e al suo presidente Strati, che mi onoro di avere come amico. Ecco Pino, visto che la Befana ci sta ascoltando, lanciamo un appello ai bambini, in maniera tale, ai bambini e alle famiglie in maniera tale che partecipino in maniera massiccia. Sì. Allora invitiamo tutti quanti, i bambini e le loro famiglie, ad essere presenti giovedì 6 gennaio alle ore 10 nell'atrio della stazione di Reggio Calabria E Centrale. puntuali, perché voi siete No, puntuali dalle come 10 in poi nell'atrio c'è già la Befana, non vi svelo chi è, però è di famiglia, la Befana, quindi vi accoglierà con tanti sorrisi, con tanta animazione. Alle 10:40 il treno partirà puntuale dal primo binario, l'abbiamo fatto accogliere al primo binario.
Un breve viaggio di 7 minuti, arriva alle 10:47 a Santa Caterina, lì salirà sopra la stazione perché si trova nella parte sottostante. Nella parte superiore, nella piazza, ci sarà tanta animazione, tanto divertimento, tanti giocattoli, tanti dolciumi. Bene, questo è l'appello. Assessore, andiamo un po' fuori tema. Domani la vara dall'Eremo viene portata al Consiglio regionale della Calabria per essere restaurata. È un fatto storico, la vara scende per la prima volta senza il quadro della Madonna. Ecco, ricordiamo, ci potrà essere qualche difficoltà nel traffico, quindi ricordiamo gli orari. Dalle 8 alle 11 dovrebbero esserci un po' di difficoltà nel tratto che porta dall'Eremo al Consiglio regionale. Certo, c'è un'ordinanza che è stata fatta con il settore preposto di circolazione e traffico per supportare un degno trasporto da parte della Madonna alla sede del Consiglio regionale per la ristrutturazione del quadro. È un qualcosa che rimarrà nella storia di Reggio. Io invito la cittadinanza ad applicare attenzione, a partecipare, ad applicare attenzione per non andare incontro a sanzioni, alla segnaletica vigente, perché il sacrificio non lo facciamo per noi. Ma rispettiamo la Madonna anche in questo. Lo facciamo per la Madonna, cerchiamo una volta tanto di non guardare sempre la storia, la polemica, eccetera. Cerchiamo di dare uno svolgimento dignitoso a questa manifestazione, lasciamo le strade libere, un pochino di sofferenza, di sacrificio in alcuni casi è giusto che si applichi, non facciamo che il vigile diventi il nemico del cittadino, ma che diventi uno che consiglia il cittadino. Io vorrei dire anche un'altra cosa a proposito della conclusione della manifestazione sulla Befana. Cari bambini, cercate di essere puntuali. La Befana è una corsia preferenziale, quindi arriva puntuale, quindi diamoci tutti da fare ad essere presenti in massa e ad essere puntuali. La Befana viene, porta tanti regali ed è un sogno che si può avverare per tanti di voi. Divertitevi. Ecco, la Befana viene di notte, siamo con le scarpe tutte rotte, concludiamo. La Befana, un ragazzo che viene al corso di strumenti tradizionali da noi a Santa Caterina. E ci fai sentire, sì, ci fai sentire qualcosa, mettiti vicino alla Befana così ti ascolta, magari ti porta anche un regalo, il regalo più bello, quello che tu, che il tuo cuore desidera. Vai. Thank you.
Evviva la Befana! Evviva la Befana! Grazie. Tu sei, come ti chiami? Pietro? Antonio. Antonio? Gulli. Ciao. Gulli.